Allora, parliamo di una cosa fantastica, perché sapete, no, si avvicinano le feste, anche appunto quelle dell'Immacolata, no? E quindi siamo pieni di eventi bellissimi, e ce n'è uno che si chiama Riti di Fuoco, che si svolge a Lioni durante appunto le festività dell'Immacolata. Ce ne parla uno dei membri della Proloco di Lioni, che si chiama Salvatore Capasso. Buongiorno Salvatore, ben arrivato. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Punto Nuovo. Allora, vogliamo parlare di questi falò che si svolgono a Lioni. Che cos'è questo? Esatto, cosa sono i riti di fuoco? Allora, iniziamo col dire che accendere il fuoco la sera dell'8 dicembre è una tradizione che si perde nella notte dei tempi. Sì. E secondo la tradizione cristiana simboleggia l'Immacolata Concezione, cioè il giorno in cui la Vergine Maria rinasce senza peccato. Sì. Ma il rito dell'accensione dei fuochi ha anche un significato di esorcismo contro l'inverno, che genera la fertilità della terra come potenza vivificatrice. Sì. Dunque noi a Lioni, con l'evento Riti di Fuoco, che si tiene appunto il 7 e l'8 dicembre, abbiamo tentato di recuperare questa tradizione dei falò dell'Immacolata, ma anche tentando di innovare e sperimentare. Ad esempio, i tradizionali falò si trasformano in falò artistici che rappresentano creature surreali utilizzando solo dei materiali vegetali con l'apporto di artisti di livello internazionale. Ad esempio, l'anno scorso abbiamo ospitato Tem, un artista molto riconosciuto. Ecco, quindi è anche un grande avvenimento turistico, perché poi insomma diciamo questa cosa anche a favore, a beneficio di chi vuol conoscervi, no? Assolutamente, l'anno scorso è stata la prima edizione di Riti di Fuoco ed abbiamo avuto oltre 10.000 presenze, con la presenza di numerosissimi camperisti che sono arrivati da tutta la regione. Esatto, poi diciamolo, ci sono stand gastronomici, le mostre artistiche, concerti, performance teatrali, insomma c'è veramente da divertirsi. Riti di Fuoco è una due giorni all'insegna delle tradizioni del territorio ispino, in un contesto, come possiamo dire, ancestrale. Bellissimo. Di narrazioni, spettacoli, musica ed enogastronomia. Fantastico. Abbiamo anche il piacere di rievocare tutte le maschere della tradizione popolare, come la Ianara, il Pompanare, gli squacquolazioni di Deora, ed cerchiamo sempre di ospitare le maschere della tradizione del sud. L'anno scorso abbiamo ospitato la foresta che cammina il Sasiano. Che insomma, bello! È un evento nel quale, girando tra i vicoli, ci si può ritrovare faccia a faccia con queste maschere tradizionali. Bellissimo. Si può assistere a numerosissimi spettacoli teatrali. Ecco, altro che Halloween. Allora, io la devo fermare perché non abbiamo molto tempo a disposizione. Lasciamoci però con dei contatti. Ci indichi il sito, per esempio, della Proloco, una pagina Facebook, in modo tale da poter sapere come fare a far parte dei vostri, insomma, quindi a partecipare. Allora, è possibile trovare tutte le informazioni sia sul sito www.prolocolioni.org che sulla nostra pagina Facebook. Perfetto. Che si chiama appunto Proloco Lioni. Lì Salvatore, si possono trovare tutte le info. Grazie. Come arrivare, dove dormire. Grazie. Prego. Mille. Quindi insomma tutto da scoprire, questo comune, questi riti ovviamente, no? Che ricordano tanto, insomma, cose molto belle e molto antiche, come ha detto giustamente lei. Noi la salutiamo e diciamo in bocca al lupo per questo avvenimento. Grazie. Oh, e allora, insomma, bella intervista, bella chiacchierata. Ci lasciamo solo per un attimo e poi ovviamente ritorniamo.